Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È una gioia grande trovarci qui accanto a questo grande santo, San Pio da Pietrelcina, a pregare e a celebrare il mistero eucaristico assieme a tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione e la radio. Oggi celebriamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Invochiamo dal Signore la grazia di trovarci tutti insieme sotto un unico pastore. È Lui stesso che ce lo chiede. Per questo vogliamo pregare e vogliamo chiedere umilmente perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe. Dio creatore e padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele disse a Saul: «Lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte». E Saul gli disse: «Parla». Samuele continuò: «Non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va,
voto allo sterminio quei peccatori ti amareciti. Combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore? Saul insisté con Samuele, ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo poi ha preso del bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore tuo Dio a Galgala. Samuele esclamò, «Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione, e colpa è terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re». Parola di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli, i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti
il rattoppo nuovo porta via qualcosa della stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore. Qualche giorno stiamo leggendo il primo libro di Samuele. In questa pagina che ci viene proposta dalla Sacra Scrittura, il Signore parla a Samuele e gli dice: di al re Saul di sterminare gli amaleciti perché hanno peccato gravemente contro di me. Il re raduna il suo esercito e combatte questi peccatori, ma il bottino che costoro avevano, il re, assieme ai suoi soldati, lo sottrassero contro l'ordine del Signore. Ecco allora che Yahweh si fa sentire ancora a Samuele, il quale a nome di Dio lo rimprovera. Saul cerca di difendersi, ma non riesce. E qui c'è una lezione per noi. Chi obbedisce non sbaglia mai. Questo vale in tutti gli ambiti, partendo dalla famiglia, sul luogo di lavoro, nell'ambito delle famiglie religiose, sacerdotali, anche a livello di nazione. L'obbedienza è quella virtù che ci permette di trovare la capacità di vivere nella serenità, sapendo che in questo modo abbiamo fatto l'obbedienza al Signore. La pagina evangelica di Marco ci presenta un aspetto molto importante. Questi farisei che amano attaccare continuamente il Signore, ecco allora che si presentano e chiedono: perché i nostri discepoli e quelli di Giovanni Battista digiunano e i vostri no? E il Signore dà una risposta lapidaria: mentre lo sposo è con loro, non si digiuna, ma si fa festa. E questo è vero. Se noi partecipiamo, non so, a uno sposalizio, quando siamo a pranzo, che facciamo? Facciamo festa allo sposo, alla sposa, cercando di gustare
il vitto che ci viene offerto e gioire con loro per questo grande giorno. Arriverà, dice il Signore, il giorno in cui lo sposo viene tolto e qui si profila già la passione e la morte in croce di Gesù. Ecco, allora questo è il tempo in cui i miei discepoli gioiranno. Il digiuno per gli ebrei era una cosa estremamente obbligatoria. Essi osservavano in modo pessiduo tutte le leggi e le norme che la legge di Mosè imponeva. Gesù invece dà delle basi per il digiuno. Il digiuno deve tendere a instaurare un rapporto profondo con il Signore. Non dobbiamo digiunare per dimagrire, per diventare più snelli, più belli. Il digiuno, secondo il pensiero del Signore, ci serve proprio per entrare in modo profondo con il Signore stesso. Facciamone tesoro anche di questo. È vero, la Madonna a Medjugorje invita a digiunare 2 giorni alla settimana, il mercoledì e il venerdì. Però non è un ordine tassativo. Se uno non riesce completamente, fa quello che può. E quindi, a maggior ragione anche per noi, il digiunare deve precedere l'amore fraterno e l'amore verso il prossimo. Io rinuncio a qualcosa per crescere nell'amore di Dio, ma anche per aiutare quel prossimo che tante volte non ha di che sfamarsi. E allora affidiamoci all'intercessione di Maria, a Padre Pio, a tutti i santi che ci hanno insegnato cosa vuol dire rinunciare per crescere ed essere generosi verso il nostro prossimo, soprattutto verso i più piccoli, cioè coloro che stentano nella quotidianità di fronte ad una vita di stenti, e li possiamo aiutare proprio per creare le condizioni per una vita dignitosa. Il Vangelo ci ha ricordato che se Cristo è uno sposo, noi possiamo e dobbiamo esultare in Lui. Ora la nostra gioia prende un contenuto preciso. Si fa invocazione implorante e fiduciosa al Padre Celeste, canto ed ecco della nostra fede.
Diciamo insieme, santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Saul fu rigettato da Dio per non aver eseguito alla lettera un suo comando. Perché ciascuno di noi si mantenga nei confronti del Vangelo in un atteggiamento di assoluta speranza e apertura, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. I vescovi sappiano guidare il popolo di Dio con bontà e prudenza, sensibili e aperti alle proposte nuove che nascono ogni giorno dal Vangelo, vissuto con amore. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. La nostra penitenza e il nostro digiuno esprimano l'attesa della venuta del Signore e creino mezzi e occasioni per aiutare in modo più sollecito e generoso quanti si trovano nel bisogno. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. I nostri cuori siano sempre otri nuovi, pronti e capaci di accogliere e ben custodire il vino forte della grazia di Dio. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i meriti di Cristo, vincitore del peccato e della morte, sia riservato a tutti i nostri defunti e a quanti ci hanno preceduto nell'eternità un destino di gloria. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Affidiamo al Signore attraverso Maria e San Pio tutte le intenzioni che portiamo nel cuore. Vogliamo pregare oggi in modo particolare per Maria, una giovane ragazza che è ricoverata qui nella casa della sofferenza in coma. Affidiamola all'intercessione di Maria e di San Pio. O Dio onnipotente ed eterno, non sdegnare il nostro impasto di fango, crea in noi un'ampia disponibilità perché tu possa essere torrente e far giungere a noi l'abbondanza della tua grazia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Accetta, Signore, i doni del tuo popolo, qui radunato nel tuo amore. Ti sia gradito ciò che ti presentiamo, perché possa dirci tutti in te. Accetta, Padre clementissimo, per Cristo sacerdote vittima, l'incenso della nostra preghiera che alziamo a te. Accetta, Signore, i doni del tuo popolo, qui radunato nel tuo amore. Ti sia gradito ciò che ti presentiamo, perché possa unirci tutti in te. Gradisci il nostro dono e portalo per mano santa e lieve d'angelo sull'immortale altare dei cieli di noi.
Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. In Lui hai portato gli uomini alla conoscenza della tua verità e hai formato la Chiesa, suo mistico corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. A tutti i popoli hai donato il tuo Spirito Santo, operatore mirabile della ricchezza e varietà dei carismi e artefice di unità nell'amare. Lo Spirito che dimora nei tuoi figli di adozione e con la sua presenza ineffabile riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti nell'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Pio, San Francesco, San Domenico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore, illuminati e fortificati dalle sue parole, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Pace a te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Padre, questa comunione eucaristica, segno della nostra fraternità in Cristo, santifichi nel vincolo dell'amore della la tua Chiesa. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo un gloria a San Pio che ci protegga in questo giorno. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A tutti buona giornata.